Dopo essere stato protagonista alle 3, Battlefield 1 continua ad attirare su di sé le attenzioni degli appassionati di sparatutto in prima persona. Vediamo di ricapitolare allora le ultime novità emerse sul titolo DICE, riguardanti soprattutto alcuni particolari del gameplay affiorati dalla Closed Alpha. La modalità regina della Closed Alpha è stata la classica Conquest, che impegna i giocatori nella continua occupazione della porzione di territorio nemico. La mappa coinvolta in questa fase è stata quella di San Quentin Scar, che permette di dilungarsi subito in qualche considerazione di carattere pratico. Per prima cosa va sottolineata la distruttibilità totale della maggioranza delle strutture, che possono essere rase al suolo grazie alle varie armi. Tutto questo ovviamente restituisce una certa dimensione tattica delle coperture difensive, nonché agli attacchi. L'ambiente però non è condizionato solo dalle nostre bocche da fuoco, ma anche dagli agenti atmosferici, che possono andare a cambiare il destino di una battaglia. In questo senso sembra essere molto interessante l'impatto che le diverse condizioni meteorologiche avranno sulle differenti classi di combattenti. Ogni classe, scelta tra soldati d'assalto, medici, scout e ingegneri, potrà contare su armi specifiche, sebbene tutte le tipologie di combattenti potranno fare affidamento su un'arma principale, una secondaria, granate e due ulteriori opzioni offensive. I soldati d'assalto, ad esempio, potranno sfoggiare SMG e shotgun, mentre i medici sfodereranno fucili semiautomatici. Una delle feature più peculiari di questo prossimo Battlefield 1 sembra sia rappresentata dagli scontri corpo a corpo. In effetti il gioco dovrebbe includere diverse opzioni per gli attacchi melee, capaci di apportare danni di differente intensità. Le schermaglie del prossimo titolo DICE però non si svolgeranno solamente a terra. I combattimenti aerei infatti sembra abbiano beneficiato di una certa cura, visto che l'utilizzo oculato dei velivoli potrebbe anche sovvertire le battaglie che sembrano già segnate. Tra tutti il mezzo più vistoso ed originale visto finora è sicuramente il dirigibile, presente praticamente in quasi tutti i video mostrati al momento. Questo speciale mezzo basa la sua importanza sulle sue differenti funzioni. Difatti il dirigibile funziona da punto di respawn, oltre che da imponente opzione offensiva, grazie alle postazioni antiaeree e alle mitragliatrici, ideali per sforacchiare un po' di fanteria. Un elemento così lento e imponente però rappresenta una succosa preda per i nemici, specie per l'aviazione nemica. In questo caso gli aerei disponibili dovrebbero rientrare in tre categorie differenti. In linea di massima si dovrebbe avere a che fare con bombardieri pesanti, cacciabombardieri e caccia. Queste opzioni divergono, tra le altre cose, nel momento in cui si considerano le bombe che è possibile sganciare sul campo. In effetti Battlefield 1 dovrebbe contemplare la presenza di bombe antifanteria capaci di non esplodere sul colpo e soluzioni più tradizionali con detonazione e impatto. Dal punto di vista tecnico è evidente come il titolo abbia bisogno ancora di rifiniture, in ogni caso è possibile dire che le animazioni sembrano spiccare già da ora per la loro qualità. In alcuni casi in effetti stupisce la cura di alcuni movimenti, ad esempio durante le operazioni di ricarica di mortai, o mentre ci si trova sugli aerei da combattimento. Non bisogna dimenticare poi la presenza dei mezzi corazzati. Questi speciali veicoli, tra cui vanno incluse anche tre tipologie diverse di carri armati, sembrano trasmettere un senso di staticità, ma allo stesso tempo di potenza, che ben si riesce ad associare agli armamenti della Grande Guerra. Per ultimo parliamo di qualche aspetto tecnico. Dal punto di vista grafico, il gioco conferma una resa visiva di assoluto livello, capace di rendere in maniera convincente elementi quali il gas, gli edifici ridotti in macerie, ma anche le già citate condizioni atmosferiche. Considerato anche che gli scontri della modalità Conquest coinvolgeranno squadre da 32 giocatori, si può ben immaginare quale spettacolo drammatico possano proporre le partite online di Battlefield 1. Secondo le informazioni disponibili attualmente, inoltre, sembra che i server del titolo proporranno un tick rate di 60 Hz, almeno sulle versioni PC. Tutto ciò favorirà uno scambio di dati tra client e server, ancora più rapido e preciso, specialmente per quanto riguarda la balistica e i movimenti dei giocatori. Pensare a Battlefield 1 fa emergere sensazioni in contraddizione tra loro. Da un lato, in effetti, il gioco sembra proporre un gameplay dal ritmo veloce e vivace, difatti un po' fuori contesto e forse non così adatto alla realtà storica che rappresenta. Le note positive in ogni caso ci sono e fanno ben sperare. Suscita curiosità, ad esempio, l'implementazione delle condizioni atmosferiche, che permettono di cambiare lo stile dei giocatori. I combattimenti inoltre appaiono in un certo senso stratificati, visto che ci si potrà sforacchiare per aria, faccia a faccia sul campo di battaglia oppure tramite mezzi pesanti. Insomma, il titolo ha sicuramente dalla sua un potenziale importante. I prossimi mesi ci diranno se queste premesse saranno supportate da una contestualizzazione coerente. La grande guerra targata DICE in ogni caso non arriverà prima di ottobre. L'invito, come sempre, è quello di rimanere con noi per tutte le news e gli approfondimenti del caso.